Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le interviste di Vivere di Dividendi. Anche questa volta abbiamo un ospite davvero di eccezione, infatti è il padre di Colazione al Wall Street, che ovviamente conoscerete, ovvero Francesco Casarella. Benvenuto, Francesco. Grazie, grazie a tutti e buonasera. Benissimo, Francesco, come sapete, appunto gestisce Colazione al Wall Street. Quindi oltre ad essere un profilo Facebook, è presente anche su YouTube, c'ha anche il gruppo del Pro di Colazione a Wall Street e fa diverse e svariate attività, tra cui le vedremo un attimino in seguito. Abbiamo anche un libro ed un evento molto importante che avremo tra poco. E con Francesco andremo a parlare di due cose fondamentali, ovvero prima dell'aspetto più personale suo, ovvero come si crea un'impresa social di questo genere, quindi quali sono le fatiche anche le capacità che bisogna avere per fare un percorso di questo genere. E poi andremo invece a cercare di capire meglio insieme a lui, che è veramente un esperto, come affrontare i mercati finanziari, perché dobbiamo investire, su cosa dobbiamo investire e come orientarci. Quindi partiamo subito. Subito, Francesco, ti chiedo, ovviamente tu hai un evento fondamentale adesso, l'11 ottobre, scusami, il Business Breakfast. Di che cosa si tratta innanzitutto? Ma allora, diciamo che la Business Breakfast, è, se vogliamo, il coronamento un po' di questa prima parte del percorso che abbiamo fatto circa da un paio d'anni, quando insomma abbiamo iniziato ufficialmente online, quindi per la prima volta ci ritroveremo invece in una sede fisica, il progetto di Colazione Wall Street. È un momento dove abbiamo pensato di organizzare perché credevamo che i tempi fossero in sostanza maturi, un po' anche per le persone che continuavano a chiederci già da qualche mese quando possiamo incontrarci, quando possiamo vedere tutti i vostri professionisti delle varie interviste, delle varie rubriche, le varie aziende. Quindi, insomma, alla fine ci è sembrato un buon momento per veramente cogliere questa opportunità e conoscere dal vivo, incontrare dal vivo tutte quelle persone che poi durante i giorni ci seguono, ci scrivono e quindi se vogliamo è anche un atto dovuto che era partito un po', come dire, in maniera abbastanza soft, quindi senza grosse pretese e poi devo dire ha preso una piega che non ci aspettavamo ovviamente positiva, quindi speriamo di mantenere le aspettative che si sono create. Ma infatti ho visto, hai esaurito i biglietti tipo in neanche un mese, mi sa. Sì, considerando poi che siamo usciti praticamente tra fine luglio e inizio agosto, quindi un periodo dove la gente magari di solito ha altro da fare che non comprare il biglietto della Business Breakfast, e invece non siamo neanche di fatto partiti con quella che un po' era la strategia, insomma, di comunicazione successiva all'evento, perché di fatto dopo un mese ci siamo trovati già ad avere tutto esaurito. Quindi meglio, è un buon segnale adesso. Sta a noi, come dire, rispettare le premesse. Potevi raddoppiare il prezzo dei biglietti. A saperlo prima, no, scherzo. No, no, anzi, devo dire la verità che poi abbiamo, ecco, questo è un aspetto che forse un po' mi dispiace, ma se vogliamo, vediamola sempre dal punto di vista delle opportunità, organizzeremo, te lo anticipo già, non lo sa ancora nessuno, ma un'altra data l'anno prossimo, visto come sono andate, insomma, le premesse di questa. E proprio perché abbiamo dovuto dire di no veramente a tante persone, non solo gente che voleva partecipare all'evento, ma anche aziende, professionisti che hanno chiesto la possibilità di intervenire in qualità di speaker, e parliamo anche di aziende, insomma, di una certa importanza, quindi speriamo bene. Non sono riuscito a venire a quella di quest'anno, ma sicuramente non mancherò l'anno prossimo. Bene, ottimo, mi fa piacere. Bene, con questo evento, diciamo, è un po' un coronamento, se vogliamo, del tuo percorso che è stato fin qui, però mi interessava approfondire come si fa. Cioè, tu immagino sei partito dopo la laurea, come si fa a creare un evento, diciamo, se vogliamo, un'azienda social così importante, crescere in maniera così imponente nella comunicazione in ambito finanziario, che poi non è, credo, comunque un aspetto molto popolare, almeno in Italia. Quindi se ci racconti un attimino anche degli inizi, di come sei partito e come ti è venuta l'idea e come poi l'hai portata avanti.
Allora, diciamo che sì, io dopo l'università ho fatto studiare economia, quindi insomma un po' la materia la conoscevo in ambito più accademico, se vogliamo. Poi ho iniziato anche a lavorare, insomma, nel mondo degli investimenti, nel mondo finanziario e alla fine, diciamo, la necessità, cioè tutto nasce un po' come tutte le cose che poi si riescono a portare avanti in maniera anche felice, costruttiva, perché è una passione che hai, era nato un po' come un'esigenza di alcuni amici che mi avevano chiesto, di fatto, visto che mi tartassavano letteralmente di domande, consigli, perché appunto, come dicevi tu giustamente, in Italia non c'è questa cultura finanziaria così sviluppata, quindi le persone hanno, alcune diciamo proprio non abbracciano l'argomento perché pensano che in qualche modo non gli riguardi, anche se io lo dico sempre, in una maniera o nell'altra la finanza entra sempre in casa tua, con qualsiasi forma tu la voglia vedere. Perché anche le rate del mutuo che paghi sulla casa è finanza, quindi volente o nolente è una parte integrante della nostra vita, anche se tanti non lo sanno. E quindi c'erano questi amici che mi chiedevano continuamente delle cose, delle informazioni. A un certo punto ho detto: vabbè, ma sai cosa? Comincio a girare dei video la mattina sul mio profilo, quindi una cosa del tutto informalissima. Addirittura i primi video veramente ogni tanto mi era ricapitato di rivederli, era qualcosa di imbarazzante perché. Se luci fatte male, insomma, una presenza video che ovviamente non avendo mai fatto, insomma, era quella che era, però ecco, ho cominciato a parlare di delle cose che secondo me potevano interessare agli amici che mi seguivano su Facebook. Da lì la cosa è, come dire, ogni giorno si aggiungeva qualcuno che prima chiedeva una cosa, poi un'altra. Un giorno mi scrive una delle mie amicizie, che tra l'altro, come sempre, uno su Facebook ha tantissimi amici, ma ne conosce forse il 5%, esagerando. E quindi mi scrive: guarda, ti seguo da un po', so che sei tra i miei amici, sei bravo, ma perché non decidi, visto che hai tanta gente che ti segue la mattina, comincia a strutturarti un po' più a livello aziendale. Quindi apriti una pagina, comincia a prenderti magari qualche statistica, cerca di capire il tuo pubblico. E quindi per me che venivo da un mondo di fatto economico, cioè non avevo un background digitale o in ambito social. Sono stati 2 anni dove, cioè dovendo dire una parola che di fatto ha fatto la differenza è la costanza. Perché senza quella, se tutti i giorni non avessi dato dei contenuti come stiamo continuando a fare oggi, il progetto non si sarebbe sviluppato così. Quindi la Certo. costanza, soprattutto all'inizio dove ti seguono 3 persone al giorno, dove di cui tre, su queste tre, due non capiscono cosa stai dicendo, L'altra è tua diciamo, mamma. e l'altra è tua mamma. Quindi diciamo che all'inizio è più di. Adesso è bello perché hai anche delle gratificazioni avendo tanto seguito, ma i primi mesi, perché poi mi ricordo benissimo che i numeri, come dire, hanno iniziato a crescere in maniera importante dopo qualche mese. Perciò immaginati tutti i giorni. Fare veramente tutti i giorni, la mattina, dei video, dei contenuti con di fatto massimo 10 persone che ti seguono e lì veramente o hai la passione perché lo fai anche gratis, o se no, dopo 2 settimane le molli. Quindi Certo. quello è stato un po' il segreto. E da lì poi, come dire, il progetto è decollato. E le cose le impari strada facendo, cioè io in 2 anni mi sono fatto una cultura social, una cultura digitale, adesso vabbè sto facendo anche un master insomma col Sole 24 Ore per chiudere un po' se vogliamo il cerchio da questo punto di vista, però sono tutte cose che come quando fai impresa impari sul campo e poi diventa anche divertente. Ma tu dall'altro aspetto comunque lavoravi contemporaneamente, quindi questo per te era un secondo lavoro, un hobby, un secondo lavoro. Assolutamente, è un qualcosa che è iniziato di fatto facendolo o la mattina presto o la sera tardi, quando tu per far uscire le notizie della mattina dopo, chiaramente la sera ti prepari prima sugli argomenti, cerchi di capire su quali tipo di tematiche impostare il video della mattina dopo e di conseguenza, diciamo, non dico che devi essere sui mercati 24 ore al giorno, però fortunatamente, diciamo, facendolo già di lavoro non è che avessi grosse difficoltà, perché bene o male il mio lavoro era già quello. Però devi integrarlo e soprattutto devi capire, questa è stata anche un altro punto forte, diciamo, di colazione Wall Street, come trasmettere quelle che
per te, che sei un addetto ai lavori, sono notizie, diciamo, normali, base, eccetera, ma come farle capire a chi ti segue? Certo. E quindi da qua, diciamo, c'è stato il secondo passaggio, dove di fatto siamo diventati, non dico universali, ma quando adesso ci sono i nostri contenuti, sono contenuti che sono fatti sia per chi parte, sia per chi magari ha già un livello un po' più avanzato. E quindi cerca notizie un po' più particolari. Quindi siamo stati bravi a bilanciare queste due cose. Quindi comunque volevo sottolineare questo aspetto che credo sia molto importante, che oltre alla costanza comunque ci hai messo tanta fatica del tuo nel gestire vita personale, lavoro e poi anche quest'altro progetto. Quindi Assolutamente. questa vita social diciamo che non è tutta rose e fiori. No, anzi, perché poi, come sempre, poi ti capita, insomma, durante le giornate lavorative e non, la domenica magari ti chiamano gli amici e ti dicono: guarda che domani andiamo in barca, e tu gli devi dire: no, guarda, io oggi non vengo perché domani lunedì devo far uscire questa cosa e magari mi ci vogliono 2 ore per preparare tutto, perché anche lì il video dura 2 minuti/3. Ma tra le notizie, il montaggio, cioè se è fatto bene, ci va almeno un'ora nella migliore delle ipotesi. Quindi è tutto un lavoro che la gente non vede e magari dice: beh, il video dura 2 minuti, ce ne avrà messi 5 per prepararlo. In verità non è così. Magari. Magari. Sì, quindi comunque una serie di rinunce, bisogna avere chiari gli obiettivi che si vogliono raggiungere per fare questi sacrifici, che non è una cosa da tutti. Assolutamente, cioè, appunto, ripeto, io poi ho avuto tante persone che mi hanno chiesto: ma come hai fatto? Io ho detto: guarda, non è una, come diceva il mio professore di economia aziendale, non è scienza missilistica, nel senso, ti metti lì tutti i giorni, hai una competenza e cominci a lavorare, perché poi anche lì la cosa incredibile è che io stesso, che comunque, diciamo, venivo già, vuoi dal background, vuoi dal tipo di lavoro, venivo già da un percorso finanziario, però lavorare sui contenuti mi ha permesso veramente di fare quel salto di qualità a livello di competenze, di pratica, eccetera, che ti porta davvero poi a diventare, a me non piace come parola, però ecco, un influencer del settore, no? Perché lavori su quella cosa dalla mattina alla sera, quindi tante cose che magari, ecco, confrontandosi anche con altri professionisti, dicono: beh, ma questa cosa tu come la sai? La so perché 3 mesi fa ho dovuto farci un video sopra. E Certo. quindi da lì, come dire, anche, cioè, magari non hai il beneficio monetario, però ti accorgi che hai tantissimi altri vantaggi che lì per lì non comprendi bene, ma poi alla fine, come diceva un famoso imprenditore, che ha un po' cambiato le sorti dell'umanità, e unisce i puntini alla fine, no? Certo. Ma quindi comunque adesso che hai, credo, più di 10.000 follower su Facebook, non so, su YouTube, comunque è diventata anche una responsabilità da questo punto di vista, dare le informazioni che siano corrette, che poi la gente comunque le usa nella sua vita quotidiana per gestire i suoi risparmi, i suoi investimenti. Sì, ecco, diciamo che noi adesso poi, avendo aperto anche il sito web, che comunque sta girando veramente anche quello molto, diciamo ad oggi, se penso un po' a tutti i canali che abbiamo una community di circa 20.000 persone, quindi stiamo crescendo veramente tanto. E come dicevi tu, giustamente, io l'ho sempre, la mia fortuna è che l'ho sempre vista fin dal primo giorno come una responsabilità. Quindi da questo punto di vista, il fatto di crescere così tanto è stato semplicemente un allargare quel senso di responsabilità a più persone, ma noi siamo sempre partiti, e questo spero, insomma, che poi chi ci segue lo sa, ma credo si veda, abbiamo sempre anche un po' cercato di distinguerci da quelle che sono alcune realtà che puoi trovare online, che magari parlano di finanza, di investimenti, eccetera, però hanno altre finalità, Certo. o meglio, non hanno quella responsabilità che bisognerebbe avere quando si maneggia questa materia così delicata in un paese che appunto non è che ne sappia poi così tanto. Sì, il 90% di quelli che si trova, diciamo, hanno la finalità comunque di venderti che sia corsi o qualche altra, o il prodotto di investimento nudo e crudo, Esatto. se ce l'hanno. Quindi a questo punto mi sorge spontanea una domanda, quindi voi come mangiate?
Ma allora, diciamo che noi al momento, noi comunque io continuo tuttora insomma a lavorare in ambito finanziario, quindi da quel punto di vista lì, diciamo, Colazione Wall Street è ancora un'attività, diciamo, chiamiamola secondaria, ecco. Però la cosa su cui noi stiamo puntando tanto è stata quella innanzitutto di crescere sia come numeri che come, diciamo, fiducia che le persone hanno nei nostri confronti, cioè nel momento in cui un domani, e su questo ovviamente stiamo lavorando nel prossimo futuro, ma dovesse Colazione Wall Street fare determinate cose, è chiaro che la gente già da 2 anni ci conosce, sa come lavoriamo, sa quali sono i nostri valori e di conseguenza, come dire, ci sarà un incontro, lo chiamo perfetto, tra un servizio che noi potremo dare. Diciamo a dei costi contenuti, perché sappiamo anche il tipo di persone che comunque ci seguono e noi vogliamo veramente fare prima di tutto educazione, quindi non puoi fare educazione con dei prezzi fuori mercato se vuoi fare quella cosa lì, e chiaramente la gente sarà poi, secondo me, ben felice, e l'evento ne è un esempio, come dire, lampante, perché appunto comunque l'evento non era gratuito, di come effettivamente poi la community ti riconosce quel valore che tu gli stai dando. Ma questo richiede un lavoro, in questo caso per noi è da 2 anni che abbiamo fatto prima. C'è un'altra chicca o perla, se vogliamo, nel tuo percorso, perché hai scritto anche un libro. Ecco, il libro è stato un altro esempio, diciamo, di, come dire, di successo inaspettato, perché poi è venuta un po' una richiesta sempre dalla community, quella un po' più stretta, dove anche lì io avevo già fatto un ebook che avevo pubblicato online, ma c'è stata proprio la richiesta di dire: ma perché non fai un libro, perché non lo scrivi? E mi è capitato appunto di avere questa proposta da parte di una casa editrice, che poi è la Uno Editori, di pubblicare questo libro. Ho cercato anche lì di unire un po' la parte, se vogliamo, tecnica, ma fino a un certo punto, con la parte narrativa, quindi sappiamo che le storie di solito sono più facilmente recepibili dalla gente. E quindi è nato questo libro, che poi ha avuto anche lì un grande seguito, perché i primi mesi eravamo sempre, diciamo, nella top 10 dei libri più venduti di Amazon. Ma soprattutto la cosa che mi fa più piacere è che, questo l'ho detto sempre dall'inizio, tutti i proventi che io come autore percepisco dalla vendita di questi libri vanno tutti in beneficenza. Quindi, come dire, è un altro esempio di come, ancora una volta, usciamo un po' da questi luoghi comuni che la finanza è brutta e cattiva, ma a volte, se fatta in un certo modo, può anche essere una leva importante, insomma. Che consigli ti senti di dare a chi magari esce adesso dall'università e quindi comunque sta pensando a cosa fare da grande o si trova un po' spiazzato davanti al mondo del lavoro o chi magari come te vuole intraprendere un percorso, se vogliamo, anche più social o più imprenditoriale? Allora, innanzitutto, diciamo di mettersi in gioco sempre e di capire che quando esci dall'università, a livello di competenze, nonostante tu abbia fatto 3, 5 anni, master, qualsiasi cosa, hai delle basi accademiche. Cioè, quello che tu impari all'università non è nel 90% dei casi direttamente applicabile al mondo o Del del lavoro. lavoro o degli investimenti o di qualsiasi cosa tu voglia fare. Io parlo nel mio ambito, poi immagino che sarà la stessa cosa anche negli altri. Sì, ti posso confermare, sono laureato in ingegneria meccanica, ho applicato forse il 5% di quello che ho studiato all'università nel mondo del lavoro. Ecco, quindi diciamo mi puoi dare conferma di questa cosa qua. Perciò devi sempre avere una mentalità elastica e pronta ad assimilare, cioè a dire: parto dalla base che non so niente, quindi che parto da zero. Ho una buona base teorica, adesso devo imparare la pratica. Quindi, nel caso degli investimenti, vuol dire o cominciare a lavorare, e anche lì, ripeto, a seconda dei gusti, delle possibilità, ci sono diverse situazioni, diverse figure. Pensiamo anche al fintech, che sta spopolando ormai, insomma, a livello proprio non solo italiano, ma comunque a livello mondiale. Quindi, tante realtà che iniziano a nascere, e che, se vogliamo, non richiedono, perché questo poi noi abbiamo tante partnership, tanti contatti con delle startup fintech, e devo dire che mi sono accorto che servono competenze sì di economia e finanza, ma anche magari competenze di altro tipo. Quindi non è detto che uno che non ha studiato finanza non possa entrare in una realtà fintech.
Quindi essere molto aperti e mettersi in gioco, questo sicuramente, ed essere molto umili, cioè non partire solo perché ho fatto economia, allora so investire, perché non è così. Quindi, fatti questi dovuti ragionamenti, continuare a investire su se stessi, perché la formazione è una formazione continua, leggere tantissimo, leggere almeno un libro al mese, io dico sempre, un libro al mese in un anno ti sei fatto un certo argomento specifico, una cultura che forse non si farà il 90% delle persone, e poi cercare di mettere nero su bianco i propri obiettivi, perché la scrittura, il fatto di, come dire, non di pensare, vabbè, ma voglio fare, ma no, scrivere, proprio dire entro questo giorno qua, di questo anno, di questo mese, voglio raggiungere questo obiettivo qua e metterci dei numeri, questo. Almeno io l'ho visto su di me, se io metto 10 obiettivi ad inizio anno, vedo che mediamente 8 li raggiungo, a volte anche senza rendermene conto. A volte posso, se mi posso permettermi di aggiungere, magari serve anche fare un resoconto di quello che si è fatto negli anni precedenti, perché magari ti rendi conto se anche se sei stato guidato dal buon senso, però se hai poi ricevuto veramente i frutti del tuo lavoro. Assolutamente, sì, sono d'accordissimo. Quindi perfetto, per chiunque parta, quindi gli possiamo dare questa apertura, umiltà, abbiamo detto costanza, Lettura, dedizione. lettura di libri e scriversi gli obiettivi, scriverli proprio. Purtroppo siamo costretti, cioè bisogna faticare, Esatto. non ci dai una via di uscita dalla fatica. Non ci so, so che sarebbe bello come magari qualcuno là dice, ma non ci sono, come nella finanza non ci sono pasti gratis, quindi Neanche se ci mettiamo a fare video sul make-up, no, non ci riusciamo. no, guarda. Ci avevo pensato all'inizio, ma non è il mio. Non è. Va bene, ringraziamo quindi Francesco per aver condiviso la sua storia e quindi per averci dato anche suggerimenti per come cercare di costruirci la nostra. E ci vediamo sempre con Francesco nella prossima intervista per approfondire l'aspetto degli investimenti, quindi come affrontare i mercati finanziari, ma anche gli investimenti di tutti i giorni. Ciao e buon dividendo a tutti. Ciao Ciao Francesco. Francesco. Ciao.